Tosca, un altro colosso che apre il secolo scorso, che porta una serie di novità strepitose. Puccini osa, sceglie un dramma a fosche tinte passionali, insomma mixa poi grand opera, pensiamo al Tedeum e anche i motivi conduttori wagneriani, insomma un capolavoro. E Bocelli è Mario Cavaradossi, pittore, amante appassionato, patriota. Si racconta che Bernstein, assistendo a una rappresentazione di Tosca al Teatro dell'Opera di Roma, alla fine della rappresentazione si sia alzato esclamando: quest'uomo era veramente un uomo di teatro. Parlava di Puccini, naturalmente. Beh, io ho con Tosca un rapporto particolare, perché mi legano a quest'opera due ricordi che non dimenticherò mai. Il primo è la registrazione che ho fatto di questo disco con il maestro Meta, con Fiorenza Cedolins, con Carlo Guelfi, e abbiamo avuto un sacrestano d'eccezione che è De Brando d'Arcangelo, no? Parte del Roi straordinario. E quindi, ecco, e quando ho debuttato poi l'opera al Festival Pucciniano, ricorderò sempre che all'emozione del debutto si unì quella di avere due giovani assistenti che accompagnavano il pittore Cavaradossi in scena, portandogli i pennelli, i colori, eccetera. E questi due giovani bambini, questi due bambini erano i miei figli. Quindi i miei figli, che all'epoca avevano 6, 7 anni, 8, non ricordo esattamente, ma erano veramente piccoli, stavano dietro le quinte con me, tutti agitati, perché anche loro sentivano la presenza del pubblico, la tensione, l'atmosfera, no? Facevano la gara a chi era meno emozionato. In realtà lo erano tutti e due moltissimo. Il babbo lo era più di loro. Immagino. Beh, poi i tuoi figli, che comunque si stanno facendo un apprendistato musicale anche loro. Adesso studiano pianoforte. Sì. Sono molto contento, perché la musica, al di là di tutto, sarà sempre per loro una grande compagna di vita. Il tuo rapporto con il ruolo. Per il tenore è un titolo ghiottissimo, insomma ci sono arie celeberrime e peraltro è un'opera che, d'altro canto, poi vive solo dei recitativi, no? In questo senso penso che ci sia un lavoro di cesello molto particolare anche dal punto di vista attoriale, e poi le grandi arie. Tosca è un capolavoro assoluto, non c'è una pagina noiosa, non c'è un frammento che non sia utile nell'economia dello spartito e del racconto. Abbiamo accennato prima le arie famosissime. Vorrei soffermarmi su E lucevan le stelle, questa meraviglia lunga, una manciata di battute, questa memoria erotica, no? Che cosa si può dire di questo? Sembra davvero che tu abbia voluto scegliere una via tua personale, ad esempio quella corona tenuta su di Scioglia dai veli, tra l'altro in uno smorzando molto difficile là in forse cima. Forse qualcuno sa che c'è un'aneddotica attorno a questa cosa qui, perché in realtà questa corona fu una trovata di Fleta, grande tenore spagnolo, no? Che pare, le storie raccontano, la leggenda vuole che Puccini non approvasse, ma poi, vista la reazione del pubblico entusiastica, l'abbia poi avallata, denunciando il proprio errore al riguardo. Chissà cosa c'è di vero in questo, però a noi piace pensare che sia così, perché poi in effetti questa corona, se si riesce ad eseguirla bene, genera una tensione incredibile nel pubblico. Oh!
la vita. Però è molto difficile, immagino, perché c'è un diminuendo là in cima. È difficile, ci vuole una voce elastica sostanzialmente. Poi, naturalmente, Corelli la fece sua e io ho fatto del mio meglio per ripresentare al pubblico questo momento, perché poi, in fondo, ogni volta che si va in scena è come la prima volta, no? Il pubblico su un disco può ascoltare mille volte la stessa cosa, no? Ma in scena vedrà mille volte mille cose diverse. Per regalare al pubblico questa emozione bisognava tentare di rifarlo. Ecco, e l'incisione di Tosca ha una serie di partner straordinari e poi la grande bacchetta, il grandissimo Zubin Mehta. Ho cantato Tosca nel disco con Fiorenza Cedolins, con Carlo Guelfi. E su Zubin Mehta un ricordo, questo grandissimo personaggio che ha avuto delle parole entusiastiche nei tuoi confronti. Control from forte to pianissimo on any note. Hardly anybody can do that very successfully. He can also, in the middle of a phrase, without breathing, change the color of a note so that it's a conductor's dream. Io rimango sempre colpito dalla semplicità di questi personaggi, no? E dalla facilità con cui memorizzano e dirigono senza lo spartito davanti, no? Il che significa che l'hanno talmente interiorizzato che di per sé ha dell'incredibile, perché una partitura in setti clavi o di un'opera si possa quantificare in miliardi di informazioni che uno deve memorizzare per poi riuscire a restituire in termini di espressività, di emozione sul podio. Tosca è uno dei tanti titoli che hai interpretato in scena, dal vivo. A tuo avviso, un ruolo, se è vissuto anche attraverso l'esperienza scenica, cambia, diventa più sfaccettato, diventa più vero? Penso di sì, e penso che l'opera sia il momento per il canto più naturale, più spontaneo. Sicuramente l'uomo non ha scoperto il canto mettendosi davanti allo specchio con la cravatta, il nodo alla cravatta e cantando. Quindi il canto nasce come una manifestazione spontanea e ha bisogno di essere regalato così, in queste condizioni. Ora, quando si va a cantare l'opera sul palcoscenico, si ha la possibilità di muoversi, di esprimere dei gesti che raccontano quello che si dice, che si canta in quel momento lì. Allora va da sé che quella è la condizione migliore, il contesto più ovvio, più naturale per cantare. Quando si fa un concerto, ad esempio, manca qualcosa, manca indiscutibilmente la possibilità di esprimere col corpo quello che si esprime col canto. Puccini è un tuo conterraneo. Dato che l'opera in fondo poi è parola fiorita attraverso il canto, essere italiano e per di più essere toscano, pensi che sia una marcia in più per un cantante? Beh, l'opera è nata in Italia e è nata in Toscana, è nata a Firenze l'opera, alla fine del Cinquecento, come tutti sanno. Quindi qualcosa di nostro, qualcosa che ci appartiene, che fa parte proprio del nostro DNA, indubbiamente c'è. Ed è bello anche però pensare che dopo è migrata, altri popoli l'hanno fatta loro e hanno creato un genere che fa parte del loro modo di essere, del loro modo di esprimersi. Basti pensare poi all'opera, il modo con cui si è sviluppata in Germania attraverso Wagner e gli altri, in Francia attraverso i capolavori di Gounod, di Bizet, di Massenet e altri. Quindi indubbiamente resta una cosa che noi amiamo considerare nostra, e al tempo stesso la forza dell'arte non ha confini, perciò a me piace moltissimo ad esempio esplorare l'opera francese,
perché al di là della timidezza, in un certo senso, che i francesi hanno nei confronti di questo loro patrimonio artistico, io trovo che sia importante ricordare al grande pubblico questi capolavori che non sono nella nostra lingua, ma sono lo stesso dei pezzi d'arte assoluti.